Comunale di Torino, mentre le squadre entrano in campo in questo momento per disputare il secondo tempo, ricordiamo il risultato: Juventus 1, Cagliari 0, ha segnato Furino al 28esimo. Eccezionale lo spettacolo offerto dalla folla che ha affluita sugli spalti del Comunale fin dalle 11 di questa mattina, pubblico valutato ad oltre 70.000 spettatori per un incasso di 178 milioni. La Juventus gioca con la fascia nera al braccio in segno di lutto per la morte del figlio dell'allenatore Vic Palek nel tragico volo del DC8 sulla linea Roma-Palermo. Un velo di profonda mestizia su questa partita che sta esaltando proprio i valori della vita e dello sport. A Vic Palek, così provato, giunga con il cordoglio di tutti gli sportivi italiani, anche quello dei radiocronisti di tutto il calcio minuto per minuto. Dirige l'arbitro Toselli, non basta Riva per vincere le partite, soprattutto quando Riva non c'è o c'è poco. Deve esserci ovviamente anche la squadra. Il Cagliari, oggi confusionario e impreciso, con molti uomini fuori forma, ha avuto la fortuna di limitare i suoi danni grazie ad una serie di interventi dell'ultimo momento che hanno fermato i tiri partiti dai piedi bianconeri. Non che la Juventus abbia tirato in porta dal principio alla fine della partita, ma ogni qualvolta la squadra bianconera si è mossa all'attacco è risultata sempre pericolosa, mentre la difesa non si è fatta superare una sola volta dalle punte avversarie. Cagliari contro sole, calcio d'avvio per i sardi, gioco non molto veloce, Cagliari molto prudente in apertura, nulla di notevole da segnalare per i primi 8 minuti, è cominciato adesso il secondo tempo, tranne un improduttivo prevalere della Juventus, al nono Anastasi tira in porta e il pallone va fuori, all'undicesimo una discesa di Nei viene fermata regolarmente, calcio di punizione per il Cagliari, tira Riva che scambia con Bruniera che si trova al limite dell'area, riceve ancora il pallone di ritorno, ma il suo tiro è impreciso da fuori, ancora un pericolo per la Juve al quarto d'ora. È Gori che tira dal limite, ma la palla, colpita da un difensore, termina in calcio d'angolo superando la traversa. Anche Causio, un minuto dopo, sbaglia mira dal limite dell'area. Al 19esimo, su attacco portato da Capello e Anastasi, si difende con affanno il Cagliari, che al 20esimo, su tiro dal limite di Cucuretto, è salvato da una prodigiosa parata di Albertosi. Al 25esimo scende Haller sulla sinistra, dal fondo centra, arriva dalla parte opposta di corsa Furino, che spedisce alto sul fondo. Il Cagliari si va vivo ogni tanto con cross che cercano la testa di Riva, ma per lo più sono tiri imprecisi che offrono scarse possibilità di essere giocati. Il gol della Juve al 28esimo, Cucuretto sulge bene a Tommasini sulla destra, rimette al centro, Albertosi non intercetta, tocca a Poletti che quasi blocca il pallone davanti alla porta cagliaritana, arriva Furino in corsa e inzacca. Al 35esimo la Juve ha ancora una buona occasione per segnare, anche perché i difensori cagliaritani restano fermi su azione di Anastasi, scattato a loro avviso in fuorigioco, salva Albertosi. Un'occasione per il Cagliari al 37esimo, Mariva che riceve da Gori, si trova il pallone sul destro e quando tira col sinistro la palla termina sul fondo. Nulla di notevole da segnalare fino alla fine della partita, cioè del primo tempo. Ricordiamo il risultato, mentre si sta giocando da due minuti la ripresa: Juventus 1, rete di Furino al 28esimo, Cagliari 0 a Verona. Così la Ternana adesso gioca con tre punte nel tentativo appunto di avanzare la rete del pareggio. Qui è Como. Attenzione, attenzione, qui è Torino. In questo momento ha pareggiato per il Cagliari Gori. Bobo Gori ha insaccato il pallone, trovandosi la palla fra i piedi, proprio si può dire in altezza del limite dell'area di porta. Intanto avevamo annunciato l'uscita di un giocatore del Cagliari, non si tratta di Bobo Gori, si tratta invece del giocatore numero 3 della squadra, ossia il terzino Mancin, che ha lasciato il suo posto a Vitali. Allora c'era, è diventato il libero della squadra e Tommasini si è portato come terzino su Causio. 1-1 a Torino, a te Verardo. Si libera di Bruniera Furino, intanto scambia con Cucuretto che avanza ancora nella posizione della destra, tentativo di sgambetto non riuscito, Cucuretto sul fondo, tiro, la palla attraversa tutto lo specchio dell'area avversaria, Anastasi entra scivolando sul pallone ma non lo colpisce, la palla termina sul fondo. Ripetiamo, in Serie B vediamo la situazione ancora, Arezzo 0. Attenzione, attenzione, prego, prego. Interrompere, stati oggi si può interrompere, Anastasi ha riportato in vantaggio la Juventus. Un tiro secco da terra, quasi dal limite dell'area di porta, dopo una discesa sul settore di sinistra, e quindi Albertosi è risultato per la seconda volta battuto in questo incontro. Ora un quarto d'ora dalla fine e la Juventus conduce per 2-1. A te Bortoluzzi. Grazie a Meriti, restituiamo subito la linea, soltanto qualche secondo per leggere la situazione in Serie B. Attenzione Torino, a voi la linea. D'accordo Bortoluzzi, io prendo la linea dallo stadio comunale di Torino, vorrei, se tu sei d'accordo, tenerla per qualche istante in più, perché mi sembra che la partita si stia accendendo in questo momento e anche per seguirla. Dammi però comunque una tua conferma, perché sennò tutto resta come avevamo deciso. D'accordo, ecco. D'accordo a Meri, sarà tutto a tua discrezione, grazie. Ecco che intanto vi dobbiamo annunciare, Furino che si è scontrato con Cera è stato espulso dal campo, espulsione di Furino a 8 minuti dal termine, mentre c'è un calcio di punizione in favore della squadra del...
della Juventus. È strano veramente che due uomini che hanno fatto parte della Rosa degli Azzurri a Città del Messico siano venuti a diverbio sul terreno dello stadio comunale in maniera così grave da fare... Anche Cera è uscito dal campo, Cera e Furino espulsi. I due giocatori, ripetiamo, che hanno fatto parte della Rosa dei Azzurra ai mondiali di Città del Messico sono stati espulsi ambedue. Toselli concede sì un calcio di punizione in favore della squadra cagliaritana, un calcio a due in aria molto probabilmente, è così, è Riva che porta il pallone in aria, ultimi momenti veramente avvincenti ed emozionanti di questo incontro. Ecco Riva che ha messo il pallone a terra, ancora la barriera che si va formando davanti al giocatore, calcio a due in aria vicini al dischetto del rigore, ma più spostati però verso l'alto, sia verso la linea che delimita l'area. Ecco Bruniera e Riva, uno accanto all'altro, alle spalle dei due c'è anche Nicolai. Ripetiamo ancora il Cagliari in attacco, si sposta Gori sulla destra cercando eventualmente di sfruttare un'eventuale respinta della barriera, mentre Riva sta indicando ancora all'arbitro che la barriera non osserva la distanza regolamentare. Mancano 3 minuti e mezzo alla conclusione dell'incontro, Bruniera è sul pallone, al limite c'è Riva che molto probabilmente tirerà il pallone toccato da Bruniera. Ancora un intervento da parte di Nicolai che si è portato in attacco, mentre Gori è fermo sulla destra, braccia sui fianchi, Riva tira, pallone che termina sul fondo proprio lambendo il palo di sinistra, e Domenghini si appresta a rilanciare ancora i propri compagni in attacco. Ecco il pallone che spiove in aria, colpo di testa di Spinosi che respinge, ancora Domenghini sul pallone, ma operano Capello e Cucureddo e i due scendono ora in tandem con lancio finale di Cucureddo per Capello che rimette al centro ad Haller, scatta quasi in contropiede la squadra juventina, c'è un tiro finale di Nenè che anticipa Haller alle sue spalle e allunga il pallone al portiere Albertosi che ha già effettuato la rimessa in gioco. Scambiano Bruniera, Tommasini e ancora sulla sinistra Gori che inizia la discesa, anche Poletti che inizia la discesa superando la linea centrale del campo. Alto lancio al limite quasi in aria per Riva che cerca di scattare, finale convulso da parte del Cagliari con uscita di Piloni aiutato da Salvatore, effettua una parata quasi sui piedi di Riva mentre il pallone è rilanciato ancora sulla sinistra verso Haller, poi a Capello e ancora in avanti, tentativo di passaggio sul settore di sinistra dove Anastasi non si sposta e quindi recupera ancora in questo momento mentre il Cagliari cerca di rilanciarsi ancora in attacco. L'arbitro dà il segnale di chiusura dell'incontro. In pratica si è detto alla vigilia che la squadra che avrebbe vinto questo incontro avrebbe vinto anche lo scudetto. Mancano ancora 2 giornate alla conclusione di questo campionato di calcio, ma è certo che la caparra della Juventus ora è molto forte. Ha battuto il Cagliari, la squadra più pericolosa che aveva alle sue spalle, era giunta e non era giunta questa sera nemmeno dal Milan come temevano i bianconeri dopo il pareggio ottenuto al 17° da Gori. Quindi il Cagliari abbandona il terreno di gioco battuto, ma si è battuto pur in una giornata non molto felice, con molto cuore, con molta generosità. Dopo il gol segnato da Furino al 28°, primo tempo dominato dai bianconeri, il Cagliari è riuscito, dopo buon quarto d'ora di gioco nel secondo tempo, a segnare al 17° il gol del pareggio con Gori. Sembrava che il Cagliari avesse ripreso saldamente in mano le redini dell'incontro, mentre al 30° veniva ancora trafitto da un gol di Anastasi che in un'azione quasi solitaria riusciva a battere Albertosi con un tiro angolato muovendosi nella posizione di ala sinistra. Albertosi battuto da pochi passi e secondo gol della Juventus. Fra uno stentorio di bandiere bianconeri, i giocatori lasciano il campo. Ripetiamo il risultato finale qui a Torino: Juventus batte Cagliari 2-1. A te Bortoluzzi.